in quel momento nasce propriamente quello che poi sarà il Salso Film e TV Festival, perché immediatamente si capisce, e questo forse poi ha creato negli anni delle incomprensioni con i finanziatori, i promotori, diciamo, istituzionali del festival, si capisce immediatamente che quella visione culturalmente spregiudicata e in qualche modo attenta a tutto ciò che di nuovo si produce nel mondo, che era quella che in qualche modo unificava alla base questo gruppo, sarà, come dire, poi l'anima vera del festival. Il mio ricordo di Salso Maggiore del festival è visivo quando io ci ripenso, oltre a tutte le riflessioni. Quello che mi colpisce profondamente sono le immagini che ricordo. Ricordo queste notti al bar dell'Hotel Valentini o del Milan o nella bellissima sede del festival, la sede delle vecchie terme. E ricordo questi incontri per cui vedevi insieme Jacques Demy, Michael Powell, Godard. Io vedo 5 minuti. Sì, 5 minuti, non di più, di Blood Simple dei fratelli Coen. Assolutamente illustri sconosciuti. Vedo 5 minuti, telefono a Prati, dico: guarda, cioè, una roba è come aver visto, non so, i primi 5 minuti di Abu Souf e dire: oddio, ci abbiamo in mano una cosa eccezionale, qualcosa che, insomma, veramente rimarrà nella storia del cinema. Vabbè, come al solito, io passavo per la solita entusiasta dai facili amori, insomma, o comunque dagli amori molto accesi. Fatto sta che ci mettiamo alla ricerca di sapere quando, se il film sarebbe stato pronto, quando, come, eccetera. E assolutamente su questo film c'è il mistero più assoluto, ma che più che il mistero c'è il silenzio voluto dai produttori americani, perché sicuramente avevano capito anche loro quello che avevano in mano e comunque non volevano darle in Europa assolutamente. Per farla breve, andiamo a prendere questa copia. Lei è tornata con la copia e nell'edizione 1985 del Festival si dà Blood Simple.